Oggi ufficializziamo l'ingresso di un nuovo consigliere comunale, Alessandro Lavardi, consigliere comunale e anche provinciale nella famiglia Fratelli d'Italia, che si sta allargando in tutta Italia. E in particolare Cento, devo ringraziare i nostri sostenitori che hanno dato la preferenza alla nostra famiglia, perché Cento si è sempre distinta tra le protagoniste come numero di percentuali di adesioni alle ultime elezioni, e quindi colgo l'occasione adesso per ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto e quelli che arriveranno, perché molti stanno bussando alla nostra porta, a cui diamo il benvenuto. A questo punto penso di dare la parola al nuovo consigliere di Fratelli d'Italia, Alessandro, che si presenterà, già conosciuto comunque, e che avremo modo di conoscere ancora nel futuro. Grazie mille. Buongiorno a tutti, scusate se ho la voce un po' bassa, ma vengo da qualche giorno di convalescenza. E ringrazio tantissimo per la presentazione e ringrazio la famiglia di Fratelli d'Italia, composta anche qua al mio fianco dal senatore Balboni e dall'assessore, da ormai più di 6 mesi a Ferrara, Alessandro Balboni, che ringrazio tantissimo, siccome è lui ad avermi in qualche modo fatto conoscere il bellissimo progetto di Fratelli d'Italia e anche per avermi fatto conoscere l'attività che Fratelli d'Italia ha con il gruppo giovane e con la voglia che c'è di crescere e di fare sul territorio. Ringrazio quindi ancora entrambi per avermi accolto, se si può dire, a braccia aperte. Sono anche qui per ribadire il fatto che io faccio parte comunque di una lista civica. Come ben sapete, faccio parte di due liste civiche, sia in provincia che qui a Cento, e il mio progetto civico continuerà fino alla fine del mandato. Io sono stato eletto in un progetto e andrò avanti su quella strada in ambito amministrativo. Chiaramente a questo impegno amministrativo voglio aggiungere un importante impegno, che sarà quello più politico, un impegno politico che mi, diciamo, aiuterà a crescere su entrambi i fronti, crescere nell'ambito politico e nell'ambito amministrativo. Questa decisione viene soprattutto dalla mia esperienza che sto avendo, che sto, diciamo, portando a termine in questi mesi a Roma, presso ANCI Roma, e in particolare la scuola di formazione politica, il FORSAM, appunto, corso indetto da ANCI per giovani amministratori. E proprio grazie a questa esperienza ho capito che non bisogna vergognarsi delle proprie ideologie politiche, non bisogna vergognarsi di quello che si pensa, ma anzi, avere un'ideologia politica può contribuire anche a un progetto civico, perché no? E il mio impegno qui a Cento quindi non verrà modificato, non cambierà assolutamente, anzi non potrà che aumentare. Voglio ricordare quindi che questa mia scelta, è importante dirlo, non deriva da una percentuale sopra il 10% di Fratelli d'Italia o da un risultato alle regionali o in base alla scelta fatta da alcuni politici anche locali per le regionali. Questo no, questo deriva appunto dal progetto. Io ho sposato il progetto e le persone che fanno parte di questo progetto, in particolar modo la coerenza del progetto di Fratelli d'Italia, un progetto che è quello da 10 anni a questa parte, non è cambiato da quando è nato. Quindi per me la coerenza è la prima vera forma di politica. Quindi ringrazio chi mi ha fatto conoscere questa coerenza e ringrazio soprattutto chi mi ha accolto a braccia aperte. Do la parola al senatore Balboni. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Noi accogliamo con piacere e soddisfazione l'adesione di Alessandro Guaraldi, una adesione maturata, non frutto di improvvisazione, perché io conosco Alessandro già da un anno, forse più, perché ha partecipato insieme all'altro Alessandro, che sarebbe mio figlio Balboni,
ha delle iniziative importanti su un piano giovanile, su un piano universitario, su un piano culturale, e credo che sia stato proprio questo che ha acceso in Alessandro Guaraldi l'interesse per la nostra formazione politica, perché come forse voi sapete la destra universitaria, che è stata guidata per tanti anni da Alessandro Balboni, prima di diventare consigliere comunale, poi assessore comunale, oggi è membro della giunta di Ferrara con importanti deleghe, tra cui appunto quella all'università, ma Alessandro Balboni è stato anche a lungo presidente della consulta, del consiglio studentesco dell'Università di Ferrara, credo l'unico praticamente in tutta Italia studente dichiaratamente di destra a vincere le elezioni universitarie in un importante ateneo, tra l'altro a Ferrara, dove insomma non era proprio facile, e la destra studentesca ferrarese è sempre stata, fin dai tempi dei tempi, una destra molto forte culturalmente e politicamente. Credo che questo abbia contribuito anche ad accendere l'interesse da parte di Alessandro, ed è quello cui poi noi aspiriamo, cioè noi siamo convinti che l'adesione al nostro progetto debba avvenire se si condividono gli ideali, se si condividono i valori, e anche se si condivide il percorso, perché giustamente lo sottolineava Guaraldi prima, Fratelli d'Italia ha un percorso assolutamente coerente, anche nel centrodestra noi non siamo mai stati disponibili ad allearci con altre formazioni politiche, diciamo così, estranee o contrapposte, noi non abbiamo mai governato con i 5 Stelle, noi non abbiamo mai governato con il PD, noi siamo sempre stati ancorati ai nostri valori, perché noi riteniamo che le elezioni si possono vincere o si possono perdere, ma la coerenza politica sia più importante anche delle elezioni o dei ruoli che di volta in volta si possono ottenere dall'elettorato. È importante governare, ma è ancora più importante essere coerenti con se stessi. Poi l'interesse pubblico lo si può fare sia governando sia stando all'opposizione, l'importante è proporre soluzioni utili agli italiani, e Dio sa quanto oggi gli italiani ne avrebbero bisogno. Apprezzo soprattutto la coerenza di Alessandro Guaraldi quando dice che lui ha preso un impegno con gli elettori quando è stato eletto in consiglio comunale, ed è giusto che porti a termine l'impegno con gli elettori con la stessa formazione civica, ma comunque con la stessa formazione con la quale questo percorso è iniziato. Quindi mai e poi mai noi avremmo chiesto ad Alessandro di interrompere questo suo impegno, però è con altrettanto favore che io sottolineo che chiaramente Alessandro farà parte della lista di Fratelli d'Italia quando fra un anno si tornerà a votare per rinnovare la guida amministrativa di questa importantissima città della provincia di Ferrara, e questo mi dà ovviamente lo spunto per allargare il discorso. Noi siamo qui certo per salutare l'ingresso di Alessandro Guaraldi, anzi siamo qui per sottolineare che non è detto che da qui alla fine del mandato amministrativo non arrivino altre adesioni. Noi confidiamo che Guaraldi sia, come dire, il ragazzo più coraggioso che ha rotto il ghiaccio, ma che dietro a lui possano arrivare anche altre adesioni, perché noi sappiamo che anche nel Consiglio Comunale di Cento ci sono persone che dialogano con noi, interloquiscono con noi, manifestano interesse per le nostre iniziative e per le nostre idee, per le nostre proposte, e quindi confidiamo che si possa anche allargare questo, il numero delle adesioni che ha comunque come primo protagonista Alessandro, e di questo ovviamente un partito come il nostro non potrà che tenere molto conto, perché è chiaro che Alessandro fa una scelta che anche su un piano personale è stata una scelta difficile da fare, perché non nascondiamoci che poi quando uno è giovane giustamente deve anche valutare quali sono poi gli spazi che la politica gli può offrire, fermo rimanendo chiaramente l'interesse superiore generale della propria comunità. E qui io sono qui quindi per allargare il discorso, e il discorso deve partire da un'analisi anche dei recenti risultati elettorali, e l'analisi è, spero che voi siate d'accordo con me,
che il tempo del bipolarismo sta tornando. Ormai è chiaro che l'esperienza dei 5 Stelle è alle ultime battute. 5 Stelle che avevano in un certo periodo rotto un po', no, lo schema bipolare che si era fermato dal 1984 in poi, 5 Stelle che hanno tentato in un certo momento della storia politica italiana recente di porsi come un terzo polo, no? Poi lo hanno anche dimostrato nei fatti, un terzo polo che a seconda delle sue convenienze si allea una formazione politica, un'altra volta con un'altra formazione politica, nell'ambizione di rimanere centrale. Il problema è che questa centralità si è tradotta nella paralisi assoluta per l'Italia, e quindi di questo ovviamente i 5 Stelle, essendo assolutamente inconsistenti da un punto di vista politico e programmatico, gli italiani alla prova dei fatti lo hanno capito, e pertanto i 5 Stelle hanno iniziato un declino che, per quanto loro urlino, per quanto loro facciano, ormai è chiaro che, essendo screditati proprio in virtù di quella coerenza, di quella credibilità di cui parlavi tu prima, Alessandro, è chiaro che i 5 Stelle hanno già preso la via del tramonto e difficilmente riusciranno a invertire questa tendenza. Basta vedere in Emilia Romagna, vi confesso che ho vinto non so quanti caffè scommettendo con i senatori 5 Stelle quando 3-4 mesi fa gli dicevo: guardate che in Emilia Romagna se vi presentate finirete sotto il 5%, quando i sondaggi li davano in Emilia Romagna il 10%, dico, non illudetevi, voi finirete sotto il 5%. Ho vinto un caffè da ogni parlamentare dei 5 Stelle, perché nessuno di loro ci credeva, però in effetti sono finiti sotto il 5%, perché la politica ha le sue regole, le sue logiche, non c'è niente da fare. E questo, secondo il mio modesto parere, vale anche a livello locale. Credo che il tempo delle liste civiche non che sia finito, anzi dirò il contrario fra poco, ma che sia finito il tempo della equidistanza dalle formazioni politiche e dalle coalizioni principali che ci sono in Italia, centrodestra e centrosinistra. Ah, faccio un inciso, guardate la parabola di Italia Viva, anche Renzi a un certo punto nella sua mania di protagonismo si era messo in mente di poter rappresentare un terzo polo, no, equidistante, per poi lucrare sulla utilità marginale dei suoi voti per creare una maggioranza parlamentare. Vedete che Italia Viva nei sondaggi ha dato il 3% in declino, perché gli elettori anche di centrosinistra o i potenziali elettori centristi, che ormai non esistono più, perché ormai è nella mentalità della gente scegliere un centrodestra o un centrosinistra, e Renzi, che voleva fare, diciamo, l'ago della bilancia, alla fine è nelle condizioni in cui deve alzare sempre di più la polemica, perché altrimenti nessuno si accorge più di lui, ma con il risultato che è sotto gli occhi di tutti. Quindi anche a livello amministrativo le liste civiche, secondo il mio modesto parere, non che non avranno più un ruolo, per carità, anzi io sono convinto che le liste civiche abbiano un ruolo importante che va salvaguardato, ma le liste civiche alla fine dovranno fare una scelta. Le liste civiche dovranno scegliere se schierarsi a destra o se schierarsi a sinistra. Un po', per intenderci, quelli che hanno qualche capello bianco se lo ricorderanno, il cosiddetto modello Guazzaloca. Guazzaloca vinse al comune di Bologna non con la crisi della sinistra, ma con una sinistra fortissima nel 1999, con un modello che vide tutte le formazioni del centrodestra sostenerlo, ma lui fare la differenza con la sua lista civica. La lista civica di Guazzaloca portò il valore aggiunto che consentì al centrodestra di conquistare un comune importantissimo come Bologna, tant'è vero che ricorderete, arrivarono persino le TV giapponesi per intervistare Guazzaloca, perché fu un fatto straordinario e ancora oggi non più ripetuto, perché noi abbiamo vinto Ferrara, abbiamo vinto Forlì, vinciamo da tanti anni a Piacenza, ma voi capite che Ferrara e Forlì sono una cosa pur importantissima, ma Bologna è un'altra cosa. E quindi
il modello che io immagino, lo dico in modo chiaro, perché chi mi conosce sa che io parlo una lingua molto chiara, può piacere o non piacere, ma insomma nella mia vita politica nessuno può dire che non mi sia mancata la chiarezza. Quello che io immagino per Cento è un modello guastalotto, e si deve partire da prendere atto che il sindaco Toselli ha avuto un grande coraggio in questa tornata regionale in cui ci si giocava veramente tanto. Il sindaco Fabrizio Toselli, senza che nessuno glielo chiedesse e senza averne alcun tornaconto, anzi probabilmente avendone forse qualche svantaggio, perché è chiaro che è una scelta di campo, visto la composizione della sua lista civica, qualche problema in casa glielo ha creato, perché c'è stata una componente di centrosinistra che ha preso le distanze anche apertamente, anche pubblicamente nei confronti della scelta del sindaco. Eppure Fabrizio Toselli ha fatto una scelta di campo molto importante, e io lo dico chiaramente, non condivido nel modo più assoluto le critiche che anche da qualche esponente di centrodestra sono venute a Toselli. Sono critiche ingenerose. Non troverete mai un esponente di Fratelli d'Italia fare una critica nei confronti di questa scelta di Fabrizio Toselli, che è una scelta che intanto ha trovato il consenso di Lucia Borgonzoni, e questo credo che non sia poco, perché Lucia Borgonzoni è venuta, ha ringraziato, ha apprezzato. Ma la scelta di Fabrizio Toselli è stata una scelta coraggiosa, e quindi Fratelli d'Italia, coerentemente con i propri valori, appresta sempre le scelte coraggiose, le scelte chiare, le scelte di campo. Fabrizio Toselli ha sostenuto apertamente il candidato del centrodestra alle elezioni regionali, e quindi il mio auspicio è, io non ci ho parlato con Fabrizio Toselli, però insomma, siccome la politica, come dicevo prima, ha le sue regole, io sono convinto che questa scelta di Fabrizio Toselli non possa finire qui, non sia, come dire, una scelta estemporanea. Conoscendolo anche da tantissimi anni, so bene che le scelte di Fabrizio sono molto meditate e molto ponderate. Quindi nel momento in cui Fabrizio Toselli, il sindaco di Cento, il comune più importante a provincia di Ferrara dopo il capoluogo, ha fatto una scelta di campo, il centrodestra sarebbe miope a non prenderne atto e non valorizzare questa scelta. E quindi noi lavoreremo come Fratelli d'Italia perché la scelta di Fabrizio Toselli, di Fabrizio, non finisca qui, ma sia il punto di partenza per offrire a Cento una soluzione simile, perché poi le cose non si ripetono mai nello stesso modo, ma una soluzione simile al modello guastalotto. Cioè io immagino, e lavoreremo per questo, ed è per questo anche che sono contento che Alessandro Guaraldi resti nella compagine di maggioranza di Cento, per cui oggi noi possiamo dire che Fratelli d'Italia, che Alessandro Guaraldi porterà in Consiglio Comunale anche tutte le istanze che provengono dal territorio, tutte le segnalazioni che Fratelli d'Italia non poteva portare in Consiglio Comunale fino ad oggi, perché non aveva un consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Ma abbiamo già parlato con Paolo e con gli altri nostri dirigenti e rappresentanti locali del nostro partito, e Alessandro sarà anche il portavoce, ovviamente qualora le condivida, è ovvio, ma sarà anche il portavoce di queste istanze del territorio di cui Fratelli d'Italia molto spesso è terminale, specialmente oggi che stiamo crescendo, e chiaramente la gente va dai nostri rappresentanti e dice: ma c'è questo problema, c'è quell'altro problema. Prima dovevamo rivolgersi ad altri, oggi possiamo rivolgersi a un nostro consigliere, un nostro consigliere comunale. Quindi possiamo dire che oggi Fratelli d'Italia è in maggioranza, attraverso Alessandro è nella maggioranza che governa Cento. Non è al governo di Cento perché non abbiamo assessori, non è al governo di Cento perché il sindaco non è certamente espressione di Fratelli d'Italia, né immagino lo sarà mai, però siamo qui con Alessandro per sostenere questa esperienza civica, che rimane civica, ma per sostenere, ma anche quando ci sarà bisogno, per convolare, per cercare di far meglio, perché
voi sapete che in politica si può sempre migliorare e anche nell'amministrazione della cosa pubblica. Il nostro ruolo sarà questo, di contribuire con le nostre idee, con le nostre proposte, attraverso la voce di Alessandro e speriamo anche di chi arriverà dopo di lui diciamo, allargare la nostra famiglia, di contribuire a far crescere ancora di più il consenso nei confronti di questa esperienza che, ripeto, in modo che sia proprio chiarissimo, noi non la immaginiamo concludersi alla fine di questo mandato, ma la immaginiamo trasformarsi in un'altra cosa. Il centrodestra può governare 100, quindi Fratelli d'Italia, la Lega, Forza Italia possono governare 100, ma errore gravissimo sarebbe per il centrodestra considerarsi autosufficiente. Quindi io immagino un'alleanza del centrodestra con la lista civica di Toselli. Toselli ha fatto un mandato, quindi si può ripresentare se vorrà farlo, e comunque si potrà concordare con la lista civica di Fabrizio Toselli un candidato sindaco, che possa essere Fabrizio, possa essere un altro, questo lo vedremo nei mesi a venire. Ma non c'è dubbio che se Fabrizio dovesse decidere di proporsi per un secondo mandato avrebbe anche diritto di farlo, ovviamente, perché si è guadagnato le stellette sul campo, non è che gliele ha regalate nessuno. E quindi un confronto del centrodestra, che io auguro, come sempre è stato in questa provincia, almeno recentemente, non voglio rivangare i tempi di Fava, quando un partito del centrodestra fece di tutto per far perdere il comune al centrodestra, purtroppo ci riuscì anche, perché per una manciata di voti Fava perse le elezioni, non credo che sia stato un bene per 100 avere avuto 5 anni di amministrazione di sinistra in questa città, e basta farsi un giro per le attività economiche per rendersene conto. Ma questa volta io auspico che il centrodestra sia tutto unito, noi lavoreremo per questo, sapete che Fratelli d'Italia è sempre stato anche un collante anche a livello nazionale del centrodestra, quando c'erano delle fibrillazioni, Giorgia Meloni ha sempre lavorato per smussare gli angoli anche con gli altri alleati, anche quando c'erano, come dire, c'era qualche problema tra i nostri alleati, abbiamo sempre lavorato per tenere unito il centrodestra, tanto più oggi che nel paese siamo maggioritari, perché se si andasse a votare oggi per le politiche noi avremmo il 50% dei voti e il 60% dei parlamentari, è il motivo per cui non ce la fanno andare a votare, ovviamente, ma prima o poi dovrà pure arrivare il momento in cui si vota. All'interno del centrodestra Fratelli d'Italia è cresciuta tantissimo, siamo il partito che nell'ultimo anno è cresciuto di più in percentuale assoluta e tanto più in percentuale relativa, cresciamo nei voti veri. Avete visto il risultato di 100, ne parlava prima Paolo Matlì, ma avete visto i risultati delle ultime regionali e soprattutto avete visto i sondaggi. Corriere della Sera 7-8 giorni fa ci dava il 12-7, Repubblica 2-3 giorni fa ci dava il 13-1, quindi sono percentuali di tutto rispetto che assegnano a Fratelli d'Italia un ruolo ancora più importante. E soprattutto, e questo lo dico con grande piacere, grande soddisfazione, Giorgia Meloni ormai è il leader di partito ampiamente primo in tutti i sondaggi. Voi guardate i gradimenti dei leader, c'è Conte, ma Conte beneficia del fatto di essere Presidente del Consiglio, e subito dopo c'è Giorgia Meloni, poi molto indietro tutti gli altri. Quindi Giorgia Meloni è oggi il leader politico di partito che raccoglie più consensi in assoluto e più fiducia in assoluto, è la persona che ispira più fiducia fra tutti i leader politici. Questo dimostra che poi alla fine è stato un lungo percorso il nostro, perché Paolo se lo ricorderà, quando fondammo Fratelli d'Italia eravamo veramente pochi, Giorgia ha avuto un enorme coraggio perché a 35 anni, 36 anni, mettersi in gioco a 40 giorni dalle elezioni fondando un proprio partito poteva anche voler dire la fine della sua carriera politica, no? E invece con il nostro 2% abbiamo lavorato, ci abbiamo messo una vita per arrivare dal 2 al 4 e poi in un attimo siamo arrivati dal 4 al 6 e ancora più in fretta siamo arrivati dal 6 al 12-13%, quindi vuol dire che è stato un lungo percorso, ma quando tu credi in quello che fai,
sei sicuro delle tue idee, non ti devi scoraggiare se i voti non arrivano, perché quello che conta non è prendere i voti, e poi che uso ne fai di questi voti, pochi o tanti che siano, l'uso che Fratelli d'Italia fa dei propri voti, questo è il bello di Fratelli d'Italia, perché nessuno di centro, di destra, di sinistra ha mai un dubbio solo sull'uso che noi faremo dei nostri voti, cioè difendere l'interesse della nostra comunità e difendere l'interesse nazionale al di sopra di tutto. Questo credo che forse sia la ragione per cui Alessandro ha deciso di aderire a Fratelli d'Italia. Credo di essere stato chiaro, però siccome non si è mai abbastanza chiari, se avete delle domande siamo qua per rispondere. Grazie di essere qui.